giusto, me lo sento. Ecco fatto. Così. Sapevo di potercela fare. Un enigma complesso, senza dubbio. Adoro trovare la risposta giusta. Thank you.
È ora di affidarsi alla creatività. Un gentiluomo risolve ogni enigma. Un enigma complesso, senza dubbio. Ogni enigma ha una soluzione. È ora di affidarsi alla creatività. Un gentiluomo risolve ogni enigma.
Che posto inquietante. Beh, sembra che non ci sia nessuno in casa, vero professore? Aspetta, Emmy. Sono certo di aver visto qualcuno affacciato a una delle finestre del piano di sopra. Cosa? Così il tutto è ancora più inquietante. Oh, e se questa strega della sventura fosse un fantasma? Emmy, dietro di te! Sì, certo, Luke. Non ci casco, ti avverto! Ah! E voi giovanotti cosa volete? Mi perdoni, signore. Mi chiamo Herschel Layton. Arianna è in casa? E a voi cosa importa? Stiamo indagando sullo spettro. Lei sarebbe? Che ti sembra, amico? Sono il giardiniere, Henry! La padrona non ha alcun interesse a incontrare gentaglia come voi. Ah, ora andatevene! Solo a me quell'uomo è sembrato strano. Strano è dir poco. Il giardino è un disastro, sebbene Henry dovrebbe occuparsene. Che non sappia fare il suo lavoro? Tutti i domestici del signor Bard sono stati licenziati dopo la sua morte. Quindi quell'impostore tiene Arianna in ostaggio? Immagino sia possibile. Dobbiamo trovare un modo per entrare. Cosa facciamo, signor Layton? Thank you.
Certi enigmi richiedono coraggio. Ogni enigma ha una soluzione. Ho ragione. Ecco fatto. Questo enigma non ha scampo. È stato un gioco da ragazzi. Thank you.
avete fatto a entrare? Chi siete? Io sono una strega. Porto disgrazia a coloro che mi circondano. Se restate qui, una disgrazia colpirà anche voi. Ma di cosa stai parlando? Andatevene! Perché ti comporti così? Arianna, sappiamo entrambi che non sei una strega. Cosa? Un attimo. Voi due vi conoscete? Luke e io eravamo amici. Prima che accadesse tutto questo. Siamo ancora amici. Io non penso che tu sia una strega. Gli adulti parlano sempre di cose noiosissime. Non ti pare? Non fanno che discutere di politica. Oppure del tempo. Sì. Andiamo via di qui. Cosa? Wow! Già, incredibile, vero? Guardare le stelle mi ricorda di non prendere le cose troppo sul serio. A volte il mondo può sembrare così grande e spaventoso. Lo so. E se ci pensi, noi siamo davvero piccoli. Mi chiamo Mamma Arianna. Forse io e te possiamo diventare amici. Che ne pensi? Certo, io sono Luke. Luke Triton. Hai visto, Luke? Wow! Quale desiderio hai espresso? Arianna, tu non sei una strega! Smettila di dire così! Luke, sono maledetta! La gente ha ragione a temermi! Arianna! Vattene via! Che sta succedendo qui? Come avete fatto voi impiccioni a entrare? Signorina Arianna, sta bene? Fuori! Tutti voi! Prima che chiami i vostri genitori! Amy, Luke, venite. Andiamo. Thank you.
giusto, me lo sento. Non era troppo difficile. Thank you.
Un enigma complesso, senza dubbio. Un gentiluomo risolve ogni enigma. Thank you.
Ehi, quella è... Arianna! Arianna! Perché mi state seguendo? Andatevene! Se non mi lasciate in pace, io non sarò responsabile di ciò che potrebbe succedere! Non sei vittima di una maledizione. Possiamo provarlo. Arianna, ciò che dice la gente di te non corrisponde al vero. È così. La strega della sventura è un'invenzione. Una trovata interessante, ma pur sempre un'invenzione. È stata creata per proteggerti. Di cosa sta parlando? Proteggermi? Certo, capisco bene perché chi voleva proteggerti ti ha tenuta all'oscuro per tutto questo tempo. Cosa? Era meglio che tu non ne sapessi niente. La persona che ha ideato e diffuso la voce di una maledizione. Sei tu, mio giovane amico. Henry, è ridicolo! Conosci la maledizione della strega? Chi parla male di te viene colpito da una calamità. Beh, non è una maledizione, ma un semplice trucco. Cosa intende dire? Henry prendeva nota delle persone che dicevano cose negative su di te. Quindi dipingeva sulle loro case il marchio della strega. Ciò ha fatto sì che a Mistallery si diffondesse la voce di una maledizione. E gli abitanti hanno iniziato a sospettare che tu fossi effettivamente una strega. In realtà è stato Henry a ideare tutta questa storia. È la verità! Henry, so che pensi di aiutare Arianna così, ma ti stai comportando come un bambino. Beh, mi c'è una ragione precisa per cui lo sta facendo. E quale sarebbe? Henry, perché non ci si sveli la tua reale identità? Tony? Non potevo lasciare impunita la gente che diceva cose cattive su mia sorella. Tony, che cosa hai fatto? Professore, come faceva a saperlo? Abbiamo notato molte fotografie di Arianna con un ragazzino, ma non l'abbiamo trovato da nessuna parte, benché ci fossero numerosi segni della sua presenza. Mi dispiace che mio fratello abbia causato tutti questi problemi. Volevamo solo che ci lasciassero in pace. Non volevamo che la gente ci temesse. Oh. Arianna, stiamo cercando il flauto dello spettro. Ci puoi aiutare? Tuo padre l'ha acquistato al mercato nero. Il flauto dello spettro. Non ne so nulla. Arianna, ti prego. Non devi più avere paura. Tu non sai niente di me. Forse dovremmo darci tutti una calmata. Ve l'ho detto! Non so niente a proposito di nessun flauto! Ora andatevene! Ma noi volevamo solo... Ha sicuramente qualcosa da nascondere, professore. D'accordo. Se vuoi davvero che ce ne andiamo, faremo come desideri. Ah, sì? Sì. Emmy, è meglio andare.
Perché, papà? Come hai potuto abbandonarci? Perché? Chi semina vento, raccoglie tempesta. Arianna! Arianna, cosa c'è? Ti senti male? C'è qualcosa che posso fare per te? Non mi toccare, vattene! Tornatene dalla tua famiglia perfetta nella tua villa stupenda! Ti odio, odio tutti! Ma... Arianna... Tornatene a casa e lasciami in pace. Dico sul serio, Luke.